possa continuare il percorso intrapreso dal mister Renna, il quale sinceramente, per questa mia considerazione personale, mi ha molto deluso nel suo comportamento, anche perché non credo che la società o il tifoso o chi altro abbiano mai manifestato nei suoi confronti sfiducia o quant'altro. Però il calcio ci insegna che è fatto anche di queste cose, per cui siamo stati così un pochettino più colti di sorpresa, però grazie alla solerzia e alla preparazione del nostro direttore sportivo ci abbiamo impiegato 12 ore per trovare il meglio sul mercato, perché è chiaro che a 2 mesi dalla fine del campionato non era facile trovare un allenatore delle caratteristiche innanzitutto disponibile a fare questo tipo di esperienza. E innanzitutto poi trovare un allenatore che abbia le carte in regola per poter traghettare una squadra che in questo momento si trova in una condizione psicologica, non tanto di preparazione atletica, fisica o quant'altro, ma il contraccolpo insomma è come se uno perdesse il papà alla vigilia di un evento importante. Per cui noi abbiamo una serie di 9 partite che sono per noi fondamentali. Molti di noi pensavano di essersi già salvati, non lo siamo affatto. Siamo sempre, i pericoli sono sempre dietro l'angolo, per cui quello che si chiede a mister Gobba è sicuramente un altro mezzo miracolo, perché è chiaro che se non riesce ad inquadrare in breve termine. in breve termine i nostri fabbisogni, rischiamo veramente di tutto, anche perché abbiamo 9 partite che sono 9 test importantissimi. Sono 4 fuori casa con le prime della classe, e tutti gli altri scontri in casa sono tutti quanti scontri diretti, più che diretti, a cominciare da domenica. Noi siamo non sicuri, arcisicuri, sicurissimi che la scelta fatta è la migliore, e ci auguriamo che per un prossimo futuro insomma questa scelta possa essere anche, no? Avere una certa continuità, perché voi sapete che la nostra società ha un progetto in visione e nessuno mai dire mai potrebbe anche essere sfociare in una collaborazione ancora più duratura. Chiaramente non dipenderà soltanto da noi, ma dipenderà anche principalmente dalla volontà del Ministero, chiaramente dal lavoro che si svolgerà. Detto questo, ve lo lascio. No, prima di passare al mister, visto che hai parlato di futuro, visto che c'è stato un cambio, quindi vuol dire che a livello societario c'è qualche novità per cui si è pensato anche di puntare sul Coppa, perché vuol dire che c'è qualche segnale positivo societario? Le scelte non vengono mai fatte Ecco, questo volevo sentire da te. Una volta c'è un cambio. Allora, Perché noi veniamo da un periodo societario ancora poco chiaro, quindi là, questo vuol dire che c'è stato un passo in avanti dal punto di vista societario, Walter. i passi si stanno facendo, lo Stanno vedendo qua sapete dopo. benissimo, stiamo affrontando tante di quelle difficoltà, tante di Siamo quelle d'accordo. incombenze che stiamo onorando, grazie a Dio, perché stiamo riuscendo a far fronte a tutte queste esigenze. Quindi vuol dire che dietro c'è un progetto, insomma, che sta facendo la sua strada. Noi ci auguriamo che si Che possa si possa. completare e sviluppare al meglio. È chiaro che gli attori stiamo cominciando già a pensarli. Detto questo, Ok. è tutto vostro. Finisco il ragionamento su un attimo, giusto due parole, giusto per rimarcare una cosa, ritornando sul discorso di Luca, fermo restando che siamo grati per il lavoro che ha fatto il mister fino a domenica scorsa, nelle difficoltà, ci ha dato una grossissima mano e comunque ha ritagliato, no? Un bel pezzo di salvezza. Ecco, questo era doveroso perché comunque è giusto dare anche i meriti, far capire che sì, non abbiamo capito molto di questa situazione perché sinceramente non ne abbiamo capito molto, però siamo comunque grati per tutto quello che ha fatto fino a domenica. Mister, a lei. Io? Ben ritornato. Grazie, ben ritrovati. È un piacere tornare qui dove, nonostante un'annata negativa, sia rimasta la stima nella mia persona. Questa mi gratifica già tanto, al di là dei progetti futuri, al di là di quello che verrà.
è una soddisfazione per me ritornare, perché ho sempre considerato Nardò una grande piazza, una piazza dove è bello far calcio, per lo stadio, per il pubblico, per la gente, sempre vicina, sempre calda. È un posto dove penso tutti gli allenatori vorrebbero venire ad allenare. Mi dispiace, naturalmente il primo anno, la prima volta è stata negativa la storia per tanti motivi, non voglio tornare indietro perché non serve. E però adesso ho l'occasione per ripagare, no, questa fiducia che mi è stata rivolta, per portare a termine questo campionato che, devo dire la verità, è stato fatto molto bene. Chi c'era prima di me ha dimostrato professionalità, ha dimostrato serietà e anche capacità, perché nelle condizioni in cui è partito, veramente era, io lo parlo da esterno in questo momento, da quello che vedeva le cose da fuori, ha fatto veramente un gran lavoro, bisogna darne atto. E se la squadra è in una posizione non tranquilla, però ancora di stabilità per quanto riguarda la zona pericolosa, gran merito va a lui, che oltre ad essere un ottimo ragazzo, io lo conosco, ho avuto la fortuna di conoscerlo, ho avuto la fortuna anche, questo non lo sa nessuno, di iniziare a giocare col suo papà. Io ho iniziato a Brindisi a giocare e suo papà era l'ultimo anno da giocatore che fece, il mio Morenda. Quando faceva allenatore e giocatore a Brindisi? No, lui fece l'ultimo anno da a Brindisi da calciatore, con Vinicio allenatore, Brindisi vinse il campionato. Un grande giocatore, inutile che... Sì, papà è stato un grande. Ha giocato col Bologna. Esatto, ho avuto la fortuna di starci insieme, ho avuto la fortuna di conoscere Luca. E quindi... gran parte del campionato formatore del Nardò sta alla società e a lui, oltre che ai giocatori. E per quello che mi riguarda, io devo soltanto continuare, cercare di continuare il suo lavoro, cercando di portare la squadra lì dove è giusto che sia, almeno per quest'anno, conservando la categoria. E cercando laddove c'è la necessità, dove c'è la possibilità anche di porre le basi per il futuro. L'anno scorso lei ha portato il San Paolo Bari dall'ultimo posto alla salvezza, una salvezza insperata. Di quell'esperienza che cosa si sente di portare qui a Nardò, di quella avventura possiamo dire? È un'esperienza che auguro a tutti i tecnici, perché io nella mia carriera ho avuto la fortuna di allenare sempre squadre per vincere i campionati, e trovarmi in una situazione tragica come lo scorso anno, dove la squadra era praticamente retrocessa. Io sono andato a San Paolo alla seconda partita di ritorno e avevano 6 punti e la penultima era distante 10 punti, quindi dico la verità, non ci credevo neanch'io dentro di me. Naturalmente, essendo l'allenatore, essendo il papà di una famiglia, dovevo cercare di inculcare nella squadra la voglia di potercela fare, così come un sogno, come un miracolo, che poi se ne è parlato, i miracoli non sono una sfida, questi. Una sfida. I miracoli li fa un'altra persona. Diciamo che è stata una sfida, e naturalmente mi ha gratificato molto, perché oltre a dimostrare comunque che non è vero che aspetto sempre le squadre importanti, non è vero che aspetto le squadre per vincere, per muovermi, io laddove trovo le persone giuste, laddove trovo gli stimoli giusti,